Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Oggi è il martedì 25 di maggio del 2021. Noi stiamo leggendo la parola del Signore, il libro di Giosuè, questo tempo di conquiste, quindi noi andiamo oggi a leggere il capitolo 10 e 11 della parola del nostro Signore. Quindi andiamo subito a leggere la parola di Dio. Giosuè capitolo 10 e capitolo 11. Parola del Signore, capitolo 10. Quando Adoni-Sedec, re di Gerusalemme, udì che Giosuè aveva preso Ai e l'aveva votata allo sterminio, che aveva trattato Ai e il suo re nel modo in cui aveva trattato Gerico e il suo re, che gli abitanti di Gabaon avevano fatto la pace con gli israeliti ed erano in mezzo a loro, fu tutto spaventato. Infatti Gabaon era una città grande, come una delle città regali, anche più grande di Ai, e tutti gli uomini suoi erano valorosi. Perciò Adoni-Sedec, re di Gerusalemme, mandò a dire a Oam, re di Hebron, e Piram, re di Iarmut, e a Iafia, re di Lachis, e a Debir, re di Eglon: salite da me, soccorretemi, e noi batteremo Gabaon, perché ha fatto la pace con Giosuè e con i figli di Israele. 5 re degli Amorei, i re di Gerusalemme, i re di Hebron, i re di Yarmut, i re di Lachis e i re di Eglon si radunarono, salirono con tutti i loro eserciti e si accamparono di fronte a Gabaon e l'attaccarono. Allora i Gabaoniti mandarono a dire a Giosuè all'accampamento di Gilgal: non negare ai tuoi servi il tuo aiuto, affrettati a salire da noi, liberaci, soccorrici, perché tutti i re degli Amorei che abitano la regione montuosa si sono radunati contro di noi. Giosuè dunque salì da Gilgal con tutta la gente di guerra e con tutti gli uomini segnalati per valore. E il Signore disse a Giosuè: non li temere, perché io li ho dati in tuo potere. Nessuno di loro potrà resistere di fronte a te. Così Giosuè piombò loro addosso all'improvviso. Aveva marciato tutta la notte da Gilgal e il Signore li mise in rotta davanti a Israele, che inflisse loro una grande sconfitta presso Gabaon. Li inseguì per la via che sale a Bet Oron e li batté fino a Azeca e Macheda. Mentre fuggivano davanti a Israele ed erano alla discesa di Bet Oron, il Signore fece cadere dal cielo su di loro delle grosse pietre di Azeca ed essi perirono. Quelli che morirono per le pietre della grandinata furono più numerosi di quelli che i figli di Israele uccisero con la spada. Allora Giosuè parlò al Signore il giorno che il Signore diede gli Amorei in mano ai figli di Israele e disse in presenza di Israele: sole, fermati su Gabaon, e tu, luna, sulla valle di Aialon. E il sole si fermò e la luna rimase al suo posto, finché la nazione si fu vendicata dei suoi nemici. Questo non sta forse scritto nel libro del giusto? E il sole si fermò in mezzo al cielo e non si affrettò a tramontare per quasi un giorno intero. E mai né prima né poi c'è stato un giorno simile a quello nel quale il Signore abbia esaudito la voce di un uomo, perché il Signore combatteva per Israele. Poi Giosuè con tutto Israele tornò all'accampamento di Gilgal. Or, i 5 re erano fuggiti e si erano nascosti nella caverna di Macheda. La cosa fu riferita a Giosuè e gli fu detto: i 5 re sono stati trovati nascosti nella caverna di Macheda. Allora Giosuè disse: rotolate delle grosse pietre all'imboccatura della caverna e mettetevi degli uomini per far loro la guardia.
Ma voi non vi fermate, inseguite i vostri nemici e colpite le retroguardie, non li lasciate entrare nelle loro città, perché il Signore, il vostro Dio, li ha dati in vostro potere. Quando Giosuè e i figli di Israele ebbero finito di infliggere loro una completa disfatta e quelli che si scamparono si furono rifugiati nelle città fortificate, tutto il popolo tornò tranquillamente a Giosuè all'accampamento di Macheda, senza che nessuno osasse fiatare contro i figli di Israele. Allora Giosuè disse: aprite l'imboccatura della caverna e conducetemi fuori quei cinque re. Quelli agirono così, fecero uscire dalla caverna quei cinque re, i re di Gerusalemme, i re di Hebron, i re di Yarmut, i re di Lachis, i re di Eglon, e glieli condussero. E quando quei re furono tolti dalla caverna e condotti da Giosuè, Giosuè chiamò tutti gli uomini di Israele e disse ai capi dei guerrieri che erano andati con lui: avvicinatevi, mettete il piede sul collo di questi re. Quelli si avvicinarono e misero il piede sul loro collo. Giosuè disse loro: non temete, non vi sgomentate, siate forti e coraggiosi, perché così farà il Signore a tutti i vostri nemici contro i quali dovrete combattere. Dopo ciò Giosuè li colpì e li uccise, quindi li appese a cinque alberi e quelli rimasero appesi agli alberi fino alla sera. Al tramonto Giosuè ordinò che fossero calati dagli alberi e gettati nella caverna dove si erano nascosti e alla imboccatura della caverna fossero messi delle grosse pietre. Essi sono rimasti lì fino ad oggi. In quel medesimo giorno Giosuè prese Macheda e fece passare al filo di spada la città, il suo re, li votò allo sterminio con tutte le persone che vi si trovavano, non ne lasciò scampare una e trattò i re di Macheda come aveva trattato i re di Gerico. Poi Giosuè con tutto Israele passò da Macheda a Libna e li attaccò. Il Signore diede anche quella città con il suo re nelle mani di Israele. E Giosuè la mise a fil di spada con tutte le persone che vi si trovavano, non ne lasciò scampare una, e trattò il suo re come aveva trattato il re di Gerico. Poi Giosuè con tutto Israele passò da Libna a Lachis, si accampò di fronte a questa e l'attaccò. Il Signore diede a Lachis nelle mani di Israele, che la prese il secondo giorno e la mise a fil di spada con tutte le persone che vi si trovavano, esattamente come aveva fatto a Libna. Allora Oram, re di Gezer, salì in soccorso di Lachis, ma Giosuè batté lui e il suo popolo senza lasciarne scampare alcuno. Poi Giosuè con tutto Israele passò da Lachis a Eglon e si accamparono di fronte a questa e l'attaccarono. La presero quel medesimo giorno e la misero al fil di spada. In quel giorno Giosuè votò allo sterminio tutte le persone che vi si trovavano, esattamente come aveva fatto Lachis. Poi Giosuè con tutto Israele salì da Eglon, da Hebron e l'attaccarono. La presero, la misero al fil di spada, insieme con il suo re, con tutte le sue città e con tutte le persone che vi si trovavano. Non ne lasciò sfuggire una, esattamente come aveva fatto a Eglon, la votò allo sterminio con tutte le persone che vi si trovavano. Poi Giosuè con tutto Israele tornò verso Debir e l'attaccò. La prese con il suo re e con tutte le sue città, la misero a fil di spada e votarono allo sterminio tutte le persone che vi si trovavano senza che ne scampasse una. Egli trattò Debir e il suo re come aveva trattato Hebron, come aveva trattato Libna e il suo re. Giosuè dunque batté tutto il paese, la contrada montuosa, la regione meridionale, la regione bassa, la pendice e tutti i loro re. Non lasciò scampare uno, ma votò allo sterminio tutto ciò che aveva vita come il Signore.
il Dio di Israele aveva comandato. Così Giosuè li batté da Cades Barnea fino a Gaza e batté tutto il paese da Goshen fino a Gabaon. Giosuè prese in una volta sola tutti quei re e i loro paesi perché il Signore, il Dio di Israele, combatteva per Israele. Poi Giosuè con tutto Israele tornò all'accampamento di Gilgal. Quindi noi continueremo ora a leggere capitolo 11 di Giosuè. Quando Yabin, re di Azor, ebbe udito queste cose, mandò dei messaggeri a Jobab, re di Madon, a re di Simrom, a re di Akzaf, a re che erano al nord nella regione montuosa, nella pianura al sud di Kinneret, nella regione bassa e sulle alture di Dor a occidente, ai Cananei d'oriente e di occidente, agli Amorei, agli Ititi, ai Ferisei, ai Jebusei, nella regione montuosa, ai Ivei, ai piedi dell'Ermon nel paese di Mispa. E quelli uscirono con tutti i loro eserciti, formando un popolo innumerevole, come la sabbia che sulla riva del mare, e con cavalli e carri in grandissima quantità. Tutti questi re si riunirono e vennero ad accamparsi insieme presso le acque di Merom per combattere contro Israele. Il Signore disse a Giosuè: non li temere, perché domani, a quest'ora, io farò in modo che siano tutti uccisi davanti a Israele. Tu taglierai i garretti ai loro cavalli e tu darai fuoco ai loro carri. Giosuè dunque con tutta la sua gente di guerra marciò all'improvviso contro di essi alle acque di Merom e piombò loro addosso. Il Signore li diede nelle mani degli israeliti, i quali li batterono e li inseguirono fino a Sidone la Grande, fino a Miserefotamaim, fino ma alla valle di Mispa, verso oriente, li batterono senza lasciarne scampare nessuno. E Giosuè li trattò come gli aveva detto il Signore, tagliò i garretti ai loro cavalli e diede loro fuoco ai loro carri. Al suo ritorno, e in quel medesimo tempo, Giosuè prese Azor e ne fece perire di spada il re, poiché Azor era stata nel passato la capitale di tutti quei regni. Mise anche al fil di spada tutte le persone che vi si trovavano, votandole allo sterminio. Non vi restò anima viva e diede Azor alle fiamme. Giosuè prese pure tutte le città di quei re e tutti i loro re, li mise al fil di spada e li votò allo sterminio, come aveva ordinato Mosè, servo del Signore. Ma Israele non incendiò nessuna delle città poste in collina, salvo Azor, la sola che Giosuè incendiò. I figli di Israele tennero per sé tutto il bottino di quelle città e il bestiame, ma misero al fil di spada tutti gli uomini fino al loro totale sterminio, senza lasciare anima viva. Come il Signore aveva comandato a Mosè, suo servo, così Mosè ordinò a Giosuè, e così fece Giosuè, il quale non trascurò nessuno degli ordini che il Signore aveva dati a Mosè. Giosuè prese dunque tutto quel paese, la regione montuosa, la regione meridionale, tutta la terra di Goshen, la regione bassa, la pianura, la regione montuosa di Israele e le sue regioni basse. Dalla montagna Brula, che si eleva verso Seir, fino a Baal Gad, nella valle del Libano, ai piedi del monte Ermon, prese tutti i loro re e li colpì e li mise a morte. Giosuè fece per lungo tempo guerra a tutti quei re. Non ci fu città che facesse pace con i figli di Israele, eccetto gli Ivei che abitavano a Gabaon. Li presero tutte combattendo. Infatti il Signore faceva sì che il loro cuore si ostinasse a dar battaglia a Israele, perché Israele li votasse allo sterminio senza che ci fosse pietà per loro e li distruggesse come il Signore aveva comandato a Mosè. In quel medesimo tempo Giosuè si mise in marcia e sterminò gli Anachiti della regione montuosa,
di Hebron, di Deber, di Anab, di tutta la regione montuosa di Giuda e di tutta la regione montuosa di Israele. Giosuè li votò allo sterminio con le loro città. Non rimasero più Anachiti nel paese dei figli di Israele, che non ne restarono che alcuni in Gaza, e Gat e Asdod. Giosuè dunque prese tutto il paese esattamente come il Signore aveva detto a Mosè. E Giosuè lo diede in eredità a Israele, tribù per tribù, secondo la parte che toccava a ciascuna. E nel paese cessò la guerra. Parola del Signore. Io ti aspetto per domani, per mercoledì, quando noi continueremo a leggere la parola del Signore. Io ti do un forte abbraccio, un santo bacio. Spero che tu stia qui con me domani, se Dio vorrà, perché insieme possiamo leggere la parola del Signore. Dio ti benedica.